Se stessa affina la virtù nei travagli, e allora l'arrotino è parco dispensatore di virtù. Tace curvo sulla mola, lo sguardo basso sulla lama che taglia sempre dove è fine. E nervi tesi nella coscia che dà il tempo al movimento, poi si ferma e la trattiene, alza il ferro contro luce e si intasca due denari. La sua storia è scritta nel ferro, nello stridore della lama sulla mola, nelle mille scintille che abbagliano la vista e soffocano il respiro. Forbici e forfici, coltelli e temperini, rasoi e strumenti chirurgici, armi e cesoie. Il fabbro temprava, l'arrotino affilava, appuntiva, bruniva. Occhi acuti e dolore ai polsi, ore ed ore, giorni, secoli, millenni. Gira, gira, gira la ruota e stride la pietra. Dalle rose dell'alba che gli schiarivano il volto, alla bruma della sera che gli si adagiava sulla nuca, l'arrotino restava la sua panca a dettare il tempo al pedale. La ruota girava. La pietra affilava, il ventre poggiato contro una lastra di legno al riparo della mola. Si attrezzava l'arrotino di umiltà. La torre del suo castelletto era un'asta di legno dritta, all'estremità della quale era fissato un contenitore capovolto, un contagocce, che lasciava cadere acqua sulla mola. Che questa non surriscaldasse il ferro. Nella città medievale la bottega dell'arrotino era quella del fabbro e il fabbro il suo padrone, l'armaiolo e il carradore i suoi compagni. La rotatura e la filatura completavano l'opera del fabbro. Il metallo prima fondeva, poi aveva la forma. La lima lo levigava, lo affinava, la tempra lo induriva. Era pronto l'arrotino, lo arrotava, lo molava, lo aguzzava e lo affilava, lo puliva e lo bruniva. Ora la lama era di specchio e di rosso inglese e vederla di profilo era impossibile. La sua arte consacrava a gioiello il ferro ricotto. Tra le fucine del fabbro, in questo antro di fuliggine e mistero, di leggenda e di magia, passava tutta la medioevalità. Lì, tra lo sgomento e l'ammirazione dei contadini, venivano domati il ferro e il fuoco. Lì passavano le cavalcature, le ruote, i coltelli e i cerchi delle botti. Persino i signori e i guerrieri erano abituali frequentatori della fucina. Il fabbro era capo della comunità, il rappresentante, il portavoce dei contadini presso il signore del luogo. L'arrotino era uno dei suoi uomini, era uno che contava. Stava in mezzo, per alcuni era un aggancio, e poi un giorno l'occasione. Il fuoco ormai non spaventava mentre il ferro dilagava. Era già passata un'epoca ed una nuova stava arrivando. Clienti propri, una bottega e dei garzoni a girar la manovella. L'arrotino era padrone. Adesso stava in proprio per servire gli altri artigiani, i passanti, i contadini, le massaie e i cortigiani. Il cliente lo assisteva nella sua prestazione, sorvegliandolo al suo lavoro in strada al riparo delle volte duecentesche delle case, come in Italia e in altri paesi del Mediterraneo, oppure nella propria bottega che un'ampia finestra mostrava al passaggio della strada. L'apertura era dotata di due scuri di legno che si aprivano entrambi all'esterno, ma l'uno verso l'alto, in maniera da creare una tettoia sul capo dell'avventore e l'altro, verso il basso, era il banco della contrattazione.
I più piccoli lo spiavano curiosi, a bocca aperta per l'incanto della lama che frizzava. Lo studiavano a distanza, osservavano gli arnesi, conoscevano le lame. I monelli già cresciuti gli credevano di dare la calamita ai loro coltelli per ingannare i villani e vincere un pollo o una torta in ridicole contese. L'arrotino li accontentava, aveva tempo. Il lavoro in verità non lo oberava. Un sorriso o una consegna, questo era il prezzo del favore, dipendeva dal monello. Il mestiere era duro e disgraziato. Il guadagno di 3 pezzi da comprare un mazzo di porri da trionfare. Allora l'arrotino tentava l'impresa. Voleva creare, voleva fabbricare, voleva vendere. Ambiva il mestiere di coltellinaio. Commerciava, spacciava, lame nuove o dimenticate dai clienti più distratti. I mercati e le botteghe di fine Settecento abbondavano di coltelli da tavola, di forbici, di piccole lame di temperini, di molle, di rasoi e di ogni altro genere di mercanzie. Poi le fabbriche, le macchine, il vapore. E l'arrotino lavorava un giorno poco, un giorno fino al giorno dopo. Reagiva. Ora era lui che andava in cerca di clienti. Era uno di tanti che di necessità divennero ambulanti. Modificò la sua macchina, la rese mobile. Se la spostava, se la spingeva. Il meccanismo era diverso, il mestiere si cambiava. L'arrotino si ingegnava. Con il pedale azionava una ruota. Ecco il cigolio. Poi la cinghia si tendeva, la carrucola girava e con essa anche la mola. Doveva conoscerla bene la sua macchina, l'arrotino, perché girasse a tempo, senza smussare le vecchie lame. Quando l'ultimo ferro era stato molato, sganciava la cinghia, girava la macchina e la spingeva coi maniconi sulla ruota. Girava la ruota. Eppure l'arrotino vagava tra le mura della città, installandosi agli angoli delle strade e tentava affari. Arrivava col suo grido, perché anche lui aveva voce. Un grido lungo, a cantilena, la voce stanca del mercante. «Ammola furf!» quando era mattino. Ma la sincope si stringeva nel chiassone della folla a mezzodì. L'arrotino risparmiava. La giornata era lunga. «Afo furf! Afo furf!» Masticava una canzone e spingeva giù la gamba. Per qualche giorno quella strada era casa sua, quella pietra il suo letto e i passanti i suoi amici. Poi ripartiva, scompariva nel silenzio, al di là di quelle mura. Errava nella solitudine delle campagne e menava la sua voce per le case. Di notte si ristorava dalla fatica del giorno nelle corti e nei fienili. I suoi viaggi erano mesi e lo spingevano in altre terre, altre valli, altre città, altri villaggi, altri paesi. Ora a nord, ora a sud, sempre a cedere ai capricci delle stagioni. L'arrotino tirava avanti, contro il vento e sotto il sole. Era un personaggio allegorico, un filosofo errante come Barba Nera, un menestrello, un grand'uomo infine che può sclamare «Tutto ho meco!». La macchina era la sua sacca, il pozzo di attrezzi, cibo, vestiti, denari e ricordi. Invece del cavallo, della guerra, della sua donna, ama alla follia quella macchina. Quella macchina aveva un'anima e si stancava insieme a lui.
Sulla pietra affilava il pianto, nell'amaro della polvere di ferro consumava il suo dolore. Era ridotto ad una mola forbici, un arrotino di second'ordine, un gagne petit. Povero girovago, che cercava di guadagnarsi da vivere con la sua opera ambulante e la sua conoscenza d'arte, tante volte non squisita. Adesso apparteneva alla tribù errante dei Minorum Gentium. Era un nomade, un randagio. Aveva imparato nelle fabbriche di forbici e coltelli e poi era partito per cercare la fortuna, per realizzare il sogno della città. Tutto ciò che portava con sé era il suo inutile mestiere, basso, povero e straziante. Girava, lavorava dove poteva, come poteva. In marzo lasciava la città, si spostava nelle campagne dove si tosavano le pecore. A Natale ritornava in famiglia, nella sua casa, a godersi il gruzzolo messo da parte, poi per qualche tempo metteva da parte la mola. Forbiciaro, coltellaro, dava una voce a case e passanti. Una cassetta appesa al collo, tanto fiato e gambe in spalla, se ne andava in giro a vendere due coltelli, qualche forbici o una molla. Tentava il mondo del commercio, smerciava, imbrogliava, tirava a campare. Alla fine ritornava alla sua mola, alle perle sulla fronte, al lavoro di uomo onesto. Altre volte la bottega dell'arrotino sopravviveva. La sua arte vinceva l'industria. Era più fine del vapore. L'arrotino era padrone, era padre, era maestro. I suoi figli erano allievi. E alla sua morte non avevano poderi, ma un'arte e un lavoro nel quartiere, e se la dovevano prendere per intero la loro eredità, nemici inclusi. Era il sogno di successo dell'artigiano, invecchiare con la discendenza nella bottega riempiva la vita. Vinceva la solitudine. Era la continuità, la tradizione, il passaggio della generazione, il marchio di famiglia. Altrimenti era il dolore, il rimpianto dell'interruzione, il dispiacere del mestiere intraducibile, l'angoscia dell'accusa di non aver creato niente, di aver buttato tutto al vento, di aver fatto brutta figura, il fallimento, la bottega che chiudeva. Il cambiamento. I figli che studiavano, qualche volta in seminario, e poco importava se un domani sarebbero diventati dottori oppure santi, avevano tradito il loro destino, il loro nome, l'arte di famiglia. L'ideale. Avevano tradito l'uguaglianza, la genetica, avevano sorpreso. Si erano presi quel giro di ruota, di vita e di affari, intorno alla bottega di arrotino. Il calzolaio, il barbiere, il salto e la nobildonna mandavano lì i loro garzoni con le lame da affilare. L'arrotino li serviva e il ragazzo ripartiva. L'arrotino della bottega accanto era un amico e non mancava di procurar lavoro se mancava. Si scambiavano mole, attrezzi, chiacchiere e pareri. Qualche volta era una lite, altri giorni una risata. L'arrotino di prim'ordine era un vero ammolatore, un artigiano specializzato, ossequiato. La sua bottega era a ritrovo della strada di prestigio. Si incontravano i signori, gli artigiani, e di garzoni, le massaie, le nobildonne e di cocchieri. Si attardavano fino a sera e lui lì, sempre ricurvo sulla mola,
per completare l'ultimo lavoro e guadagnare riposo tanto atteso. L'ultima lucciola della strada si spegneva. L'arrotino rincasava, un piatto caldo e poi a letto, a rinfrancarsi dalla mola. L'arrotino era artigiano, ma anche consulente. Discuteva e dava pareri sopra il pregio delle lame. Quanti secoli ha girato questa ruota? Quante lame ha già affilato? Chissà come le hanno usate. Quante frasi sono sfuggite all'orecchio assordato dello strepito della mola? Sempre in giro l'arrotino, a rincorrere il presente, il progresso ed un cliente. L'arrotino non è tipo che si arrende, lui si adatta, sa sperare e ci riprova. Si alza presto, esce e combatte, grida, arrota e maledice l'acciaio inox della forbice. Gira in vespa o col furgone, ha la mola col motore. Gira per villaggi, campagne, periferie e città e megafona: «È arrivato!» e tutti lo sanno. La sua bottega ora è buia e gli attrezzi impolverati. E non è antica, è solo vecchia. Lui resta lì, solo e pensoso. Si saluta col vicino, legge il giornale e aspetta il Natale. Davanti agli occhi ha un velo bianco di grosse lacrime e rimpianti. Ormai è stanco. Qualche vecchio macellaio, un barbiere ed un calzolaio chiedono ancora di lui. A volte c'è, altre no. Ed è tutto. L'arrotino ha perso. Ha perso il suo lato poetico e pittoresco, l'immagine mitica di silenziosa fatica e filosofica esistenza. Il finale della storia è il presente, il minuto di chi scrive e di chi legge.